E a proposito di persone longeve, qui adesso nel prossimo servizio non parleremo di anziani, ma di un signore di 71 anni che ha ottenuto un altro traguardo straordinario. In effetti si è laureato a 71 anni. Lo vedremo tra breve, perché adesso invece andiamo a salutare ancora un sostenitore della nostra trasmissione. Facciamo ancora un po' un passo indietro, no? Perché come ben sapete, come nostra tradizione ormai da diversi anni a questa parte, tutte le estati noi registriamo le nostre puntate di Nero su Bianco dai Bagni 79 nel mese di agosto. E allora l'amico Elio e tutto lo staff dei Bagni 79 hanno anche voluto fare gli auguri di buon Natale e ovviamente buon anno. Mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. L'estate 2009 ai Bagni 79 Carlo e Armanda di Senigallia è stata speciale, tutta da ricordare. È stata l'estate nella quale abbiamo festeggiato 50 anni di attività. L'estate nella quale abbiamo ritrovato tanti vecchi amici, ai quali, come sempre, se ne sono aggiunti di nuovi. E da questo splendido angolo di mare, che i telespettatori di Nero su Bianco conoscono molto bene, vogliamo farvi giungere i nostri auguri di Buon Natale. E quest'anno è stato un anno fantastico per i divertimenti. Grazie soprattutto alla collaborazione di voi amici della spiaggia. Grazie ancora agli amici dei Bagni 79 che ovviamente torneremo a trovare fisicamente nel mese di agosto per registrare tutte le nostre puntate estive. Un passo alla volta, adesso invece oggi è il 26 dicembre, Santo Stefano, stiamo comunque facendo un po' un riepilogo dei fatti che ci hanno colpito di più in questo 2009. Torniamo indietro di qualche settimana alla fine del mese di novembre quando a Macerata il signor Marcello si laureava. Si è laureato a 71 anni in lingue straniere, realizzando un sogno che aveva sin da ragazzo. Marcello Sgattoni, antiquario maceratese, ha conseguito il titolo in 4 anni, dividendosi tra università, lavoro e famiglia. Lavorando quasi andando all'università quasi 7 ore al giorno e altri 5 lavorando in libreria anche dopo cena, sacrificando anche magari cose a casa, perché io ho anche famiglia. Il commercio librario in Germania, questo è il titolo della tesi in storia della cultura tedesca. Il tedesco è una lingua conosciuta da Sgattoni, che da giovane ha lavorato in Germania, prima come cameriere, poi come interprete in una fabbrica. Perché le lingue già le sapevo prima, perché ho lavorato molti anni in Germania e lavoro in Francia tuttora, con la Francia. Di conseguenza ho cercato di prendere una laurea che mi ero ripromesso da giovane, mettendoci dentro tutto quello che già sapevo per lavorare di meno, per studiare di meno. La passione per i libri antichi lo ha portato ad aprire un negozio a Macerata, ma rimaneva il sogno della laurea. In gioventù ho dovuto lavorare perché sono andato in Germania a 18 anni e lì ho perfezionato la lingua tedesca che avevo già studiato nei 2 anni precedenti di scuola alberghiera a convitto, cioè era mattina e sera. Lì mi sono perfezionato, ho seguito ad andare a scuola, tant'è vero che finì in Germania come interprete, ma con titoli stranieri che in Italia non valgono, dicono che non valgono niente. Volevo avere il pezzo di carta italiano, questo era, perché me lo ero ripromesso. E dalle immagini della laurea di Marcello di Macerata, ancora un fatto caratteristico, un fatto temporale di questo 2009 che ha visto protagonisti i nostri personaggi nelle trasmissioni. Non parliamo soltanto di persone, ma parliamo spesso anche di animali nell'ambito di Nero su Bianco. E allora, come non ricordare che cosa ha fatto Tigrotto? Tigrotto è un gatto che dopo 5 anni è tornato dalla padrona che neanche era stata capace di riconoscerlo. Era sparito da 5 anni. Poi, qualche giorno fa, un gatto, molto dimagrito e dall'aspetto sofferente, si è presentato alla porta di casa della signora Teresa Marotta, che lì per lì non lo ha riconosciuto. Chi non ha avuto dubbi, invece, è stata la nipote. Quel gatto era Tigrino, il micio di casa, sparito un lontano pomeriggio d'estate. Era 5 anni che mancava. Io è arrivato qui davanti alla porta di casa e poverino voleva mangiare, che era sfinito. Però io cercavo a allontanare un po' perché di chissà chi l'ha lasciato. Quindi lei non lo ha riconosciuto subito? No, non l'ho riconosciuto.
Ma però questo gattino ha conosciuto lui, la padrona, e la casa. Era dimagrito, era sfinito, non riusciva neanche a piangere. Apriva soltanto la bocca. A fugare ogni dubbio, una foto e le antiche abitudini che Tigrino ha subito ripreso, come ad esempio quella di trascorrere gran parte della giornata all'ombra di un'auto. Comunque era inconfondibile il viso, diciamo così, anche se ci abbiamo avuto sempre molti gatti, però noi li vogliamo molto bene, quindi ce li ricordiamo proprio sempre tutti. Poi il fatto che appena sono arrivata con la macchina si è subito messo lì sotto, gli abbiamo dato il latte e l'ha bevuto subito, tutte le sue abitudini erano sempre, non erano cambiate, insomma, anche se lui, insomma, un po' è diventato vecchiotto, però è sempre lui, insomma, gli occhi sono sempre i suoi. Beh, insomma, fa sempre un certo effetto anche rivedere e risentire certe dichiarazioni. Sono passati 3 mesi abbondanti, però insomma ancora il ricordo del ritorno di Tigrotto è davvero molto molto suggestivo. Adesso invece andiamo a salutare ancora un sostenitore della nostra trasmissione. È il momento di Franco Scale, un vasto showroom a Senigallia, 2 passi dall'uscita del casello autostradale, tante proposte, tante idee e soprattutto una novità clamorosa dedicata alle vostre zanzariere, zanzariere innovative, zanzariere speciali. Guardate perché. Sempre più ampio, sempre più moderno, sempre più ricco di proposte. È lo showroom di Franco Scale. Franco Scale a Senigallia vi presenta... Bettio Mini Scenica. La zanzariera si evolve. Dopo il grande successo di Scenica, la prima zanzariera senza guida a terra, il mondo degli installatori era in attesa della sua evoluzione. Bettio Moto Scenica. La zanzariera si evolve. Bettio presenta Moto Scenica. Ulteriore evoluzione di Scenica, la prima zanzariera senza guida a terra. Moto Scenica è una zanzariera dotata di motorizzazione di serie. Potente, affidabile, ma leggera e sottile. Proprio per essere installata all'interno del profilo superiore, il motore scelto da Bettio consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice tocco della barra maniglia. Oltre a disporre di un'ampia gamma di accessori, quali il radar d'apertura o addirittura il telecomando. Tali accessori rendono semplice e veloce la movimentazione di zanzariere, anche molto grandi, senza alcuno sforzo fisico. Opzionale il profilo di scorrimento e un profilo di riscontro che permette una perfetta chiusura dal punto di vista estetico. Moto Scenica. Tecnologia in movimento. Franco Scale, via Giordano Bruno 79 a Senigallia. Per informazioni e appuntamenti 071 79 26 364. Oppure www.francoscale.it. E con gli amici di Franco Scale, che ringraziamo e salutiamo e ai quali ovviamente auguriamo ancora buone feste, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento del sabato con Nero su Bianco, l'ultimo sabato del 2009, ma non sarà l'ultima puntata di Nero su Bianco di quest'anno, perché domani andremo ancora in onda nella puntata di domenica, quella condotta da Fabio Girolimetti. Con il sottoscritto invece torneremo assieme l'anno nuovo, il 2010, sarà sabato 2 gennaio e dedicheremo le nostre attenzioni di Nero su Bianco ancora a una puntata sui risvolti dell'anno, che a quel punto sarà ormai già concluso. Intanto buon proseguimento di serata, ancora buone feste e ancora una volta buon anno.